Trump ordina il ritiro delle sue truppe dal confine della Siria del Nord a Rojava e dà il via libera a Erdogan, alla Turchia, di fare un'operazione militare sotto la voce di sicurezza, ma in realtà qual è l'obiettivo di Erdogan secondo te? È un'eliminazione etnica e culturale nel nord della Siria e il controllo sotto il controllo delle unità di difesa delle donne e del popolo, per cui non è un'area di sicurezza ma è proprio un massacro etnico. I curdi si trovano dopo aver combattuto prima contro Assad, successivamente contro il terrorismo dell'ISIS, adesso sotto attacco dei turchi. Secondo te questa manovra che fa Erdogan è per recuperare un po' terreno in Turchia, visto le ultime elezioni amministrative che non gli hanno dato ragione? Erdogan sa che alla fine del suo mandato non avrà più possibilità. L'unico modo per resistere è quella della lotta contro i curdi, creando un nazionalismo all'interno della Turchia. Presidio della comunità curda milanese davanti al consolato turco. Qui è presente il sindacalismo di base, nello specifico la Confederazione Unitaria di Base. Appena abbiamo saputo questa notizia qua, che gli americani stavano per dare campo libero a un attacco da parte delle forze militari turche, abbiamo pensato subito che era importante mobilitarci. La vostra vicinanza alla comunità turca? La nostra vicinanza risale anni addietro, nel senso che già 4-5 anni fa, durante uno dei primi scioperi generali che insieme all'altro sindacalismo di base abbiamo deciso di organizzare, la comunità curda è stata alla testa di quello sciopero lì. Per cui diciamo che da allora i rapporti sono sempre continuati e oggi più che mai devono intensificarsi, perché dobbiamo dare una risposta più di massa possibile a questo tipo di aggressione che i compagni curdi in Siria stanno subendo. Chiediamo a tutti di sostenere il confederalismo democratico, la pacificazione tra i popoli nel nord della Siria e che questa sia una resistenza non soltanto dei popoli che vivono in Rojava, ma tutti i popoli, perché il confederalismo democratico è una soluzione per il mondo intero. Turchia fascista!